Padre Pio ha terminato il primo ciclo di formazione tra noviziato e post-noviziato e quindi emette la professione perpetua, cioè si dona a Dio completamente. Come sono stati questi anni che hanno preceduto questo atto solenne della donazione a Dio? Mi piace portare un apologo degli ebrei. C'è una scolaresca e in attesa che l'insegnante entri, gli alunni giocano a dama. Entra l'insegnante, gli scolari si trovano sorpresi e quindi cercano di coprire il gioco della dama. L'insegnante dice: no, no, non vi preoccupate, ma voi conoscete le regole del gioco della dama. Silenzio di tombo. Ve lo spiego io. La prima regola: non bisogna fare più salti, un passo alla volta, non due caselle alla volta. La seconda regola: bisogna andare sempre avanti, senza mai tornare indietro. E una volta che si è arrivati in cima, allora si può spaziare dall'una all'altra parte. È un apologo che dice quello che è la formazione religiosa alla donazione completa di una persona a Dio. Cioè, sono gli anni in cui tutto è, diciamo, regolamentato, tutto si compie al suono della campanella, tutto è a orario, manca l'iniziativa personale, tutto per obbedienza. E allora arrivano i parenti da casa a fargli visita? Per obbedienza non si salutano i parenti. Bisogna aspettare l'ordine del superiore che dice di poter salutare i parenti. A tavola, se uno proprio non desidera mangiare qualcosa perché non gli piace, non può lasciarlo. Deve chiedere l'obbedienza. E se il superiore non dà l'obbedienza, quel boccone, anche se va di traverso, bisogna mangiarlo. Bisogna mantenere la cura della casa, la manutenzione, i lavori ordinari, eccetera. Cosa ordinaria. Però tutto a suono della campanella. Questo che cosa ci dice? Che l'impostazione generale della vita di formazione era ad annullare la volontà di un chierico, di una persona che voleva fare l'esperienza religiosa. L'annullamento della personalità. È chiaro che oggi noi non possiamo accettare un'impostazione simile, chiarissimo. E anche Padre Pio condannava questo metodo, lo condannava. E addirittura ci scherzava sopra, però questi erano i tempi. E così è stato formato Padre Pio, così per secoli abbiamo avuto tanti santi. Oggi c'è la obbedienza ragionata, dove si sviluppa molto di più la volontà personale e quindi c'è più dinamica di esercizio personale, di impegno personale. Senza nulla criticare al passato, dobbiamo dire che oggi come oggi la obbedienza ragionata, se viene veramente presa sotto uno spirito di ricerca del bene comune e di ricerca dell'obbedienza all'amore di Dio e alla Chiesa, è la via maestra. Padre Pio su questo è stato sempre fedele, nonostante la sua formazione, diciamo, pre-Concilio Vaticano II, è stato sempre legato all'obbedienza con i superiori. Diceva:
anche se la mano della Chiesa ci percuote, è sempre la mano di una madre che ci percuote. Questo è il senso della spiritualità di Padre Pio.